Carlo Schiffini, in arte Schiff, ha deciso di mostrare finalmente il suo vero volto, volto d'artista ben noto con il fratello Enrico come creatore delle famose cucine Schiffini, uno dei grandi gruppi mondiali dell'arredamento di alta fascia. Carlo, dopo aver lasciato definitivamente le redini dell'azienda, ha potuto così dedicarsi a tempo pieno all'arte, anzi alla pop art, di cui è uno dei maggiori esponenti italiani. Carlo Schiff non è un artista convenzionale, quello che Gennaro Petrecca ha voluto portare a Isernia nella sua galleria, riaprendo finalmente la stagione culturale isernina, finita anch'essa il lockdown per il Covid-19. Francesco Mutti, il curatore della mostra di Carlo Schiff qui a Isernia, un artista moderno, un artista pop che però in ogni sua opera lascia un motto in latino, perché? Allora, intanto perché la locuzione latina è il vero più vero. Noi guardiamo la letteratura classica con rispetto e non sappiamo che ancora dei modi di dire, delle formule vengono usate anche ora oggi. Carlo Schiff ha una cultura letteraria classica strepitosa e assegna ogni volta la sua opera, sì, di matrice pop perché sono campiture nette, colori puri, contorni netti, una frase che conforta anche, diverte il visitatore, amplifica o sovverte l'immagine che uno può avere. È l'ironia. Ecco, facciamo un esempio, che c'è scritto qui? Allora, qui c'è scritto ubi mel ibi fel, vuol dire che dove c'è il miele c'è anche il fiele, cioè non c'è un luogo nella terra dove è tutto bene. C'è sempre qualche cosa che distorce la realtà. Io dico, prova a mettere la mano dentro l'alveare, buonissimo il miele, ma devi stare molto attento. Francesco, qual è la caratteristica di questa mostra di Isernia? Ab ovo, quindi c'è tutto intorno, gira tutto intorno all'uovo? Gira tutto intorno all'uovo perché allora, per noi è la prima mostra dopo la quarantena, dopo l'uscita dalla quarantena. L'uovo è simbolo di rinascita, ci è sembrato molto divertente recuperare tutte le opere storiche di Carlo Schiff e attualizzare la produzione con quelle ovviamente realizzate negli ultimi tempi e dare una spinta, dare una voce a questa rinascita a cui tutta l'Italia è chiamata. Quindi tutte queste opere esposte a Isernia hanno quel richiamo all'uovo primordiale. Assolutamente sì, anche perché l'uovo fa parte della nostra cultura molto più di quello che pensiamo, dal punto di vista della mitologia, pensiamo all'uovo di Leda o anche della storia dell'arte, l'uovo di Piero della Francesca, ce n'è veramente per tutti i gusti, veramente, non soltanto nella nostra cultura letteraria ma anche quella, che ne so, anglosassone, l'uovo di Swift, l'uovo di Gulliver, cioè la diatriba tra i due popoli minuti sta sull'uovo, cioè si fonda sull'uovo se mangiarlo dalla punta tonda o dalla punta stretta, cioè follia pura, era Jonathan Swift.